Modum è un sistema di evacuazione rapida costituito da scale in alluminio anodizzato che sembrano un canale di gronda, si mimetizzano e non sporcano l'estetica della facciata. Ogni scala rimane fissata alla parete dell'edificio in modo stabile, discreto ed invisibile. Nell'esempio, la scala va montata sulla sinistra della finestra a partire da metà telaio in giù. Se il muro contenesse sporgenze, per il montaggio bisognerebbe adottare degli spessori. La scala viene fornita con tutta la fiteria necessaria. Nel caso abbiate ordinato scale divise in diversi spezzoni, riceverete kit di connessione di numero corrispondente. Un certo numero di spessori sono inclusi nell'imballo. La scala è imballata su una tavola di legno e cartone ed imballata in termo retraibile per proteggerla nel trasporto. Capovolgere la scala e tagliare la plastica dal lato del legno per non rovinare il prodotto. Estrarre la scala dall'imballo tagliando con attenzione tutta la plastica con un taglierino. Rimuovere il cartoncino protettivo dalle staffe di aggancio. In questa parte mostriamo il montaggio e la connessione di due sezioni di scala che possono servire in caso di scale molto lunghe. Posizionare le due sezioni su due sedie con le staffe di aggancio verso il basso e mantenendole aperte con degli spezzoni di legno. Avvitare la piastrina di connessione alla prima sezione con gli appositi dadi all'interno e viti a testa piatta all'esterno del profilo della scala. Ripetere l'operazione sul lato opposto. Collegare le due sezioni bloccandole saldamente con i dadi e le viti. Avvitare bene le viti sul lato esterno della scala. A questo punto, inserire il gradino in dotazione fissandolo con gli appositi dadi e rivetti. Non stringere eccessivamente i dadi, l'orientamento del gradino deve essere identico agli altri. Una volta decisa a che distanza dalla finestra si vuole eseguire l'installazione, bisogna marcare sul muro l'esatta posizione della scala che va da cima a terra, perpendicolare al terreno. Partendo dal livello del terreno, segnare un'altezza di 40 cm. Questo spazio consentirà alla scala di aprirsi regolarmente. Nella parte superiore della scala si trova un foro. Stendere la scala a terra e misurare la distanza dal foro alla base della scala. In questo caso la lunghezza totale è di 5 metri e 35 centimetri. A questo punto è necessario misurare dal segno sul muro preso in precedenza, arrivando fino all'altezza corrispondente alla lunghezza della scala. In questo caso 5 metri e 35 centimetri. Questo è il punto del primo foro di riferimento dove verrà fissata la parte alta della scala. Dopo aver marcato il punto del primo riferimento in alto, è necessario eseguire il foro col trapano con una punta da 8 mm. Successivamente, ripetere la perforazione con una punta da 12 mm. Il foro dovrà essere profondo all'incirca 16 mm. Inserire l'apposito tassello e vite nel foro ottenuto. La vite dovrà fuoriuscire di circa 10 mm per consentire l'aggancio della scala.
allineare la scala e agganciarla alla vite di sostegno assicurandosi che ne sostenga il peso. Una volta verificata la verticalità, marcare con una punta il muro in prossimità dei fori delle staffe di fissaggio, assicurandosi che la scala non si muova durante la marcatura. Terminata la marcatura del muro, la scala può essere rimossa. Forare tutti i punti marcati con un trapano dotato di una punta da 8 mm. Ogni foro deve essere profondo 80 mm. A questo punto allargare i fori a 2-2 con una punta di 12 mm. Inserire i tasselli nei fori prima di allargare quelli successivi. Agganciare nuovamente la scala alla vite di sostegno. Ogni vite deve essere corredata di rondella. Inserire tutte le viti con le rondelle nei tasselli prima di avvitarli. Ciò assicura la corretta posizione di tutti i fori. A questo punto è possibile avvitare tutte le viti nel muro. Quando entrambe le viti sono fissate, stringerle bene ancora una volta. Quando le viti di ogni sezione sono state fissate, aprire la sezione di scala e verificare che l'apertura sia corretta e morbida. Se il muro fosse storto, l'apertura potrebbe risultare dura. In questo caso è bene inserire degli spessori per bilanciare lo spazio vuoto. Se servissero spessori aggiuntivi, contattare il produttore. Una volta montata la scala, è necessario fissare nelle apposite sedi le spine di bloccaggio di ogni stazione d'ingresso vicino alla finestra. Le spine sono assicurate alla scala tramite una catenella di sicurezza fissata con una vite. In caso di emergenza è sufficiente sganciare la spina di sicurezza e aprire la scala per scendere a terra. Grazie al sistema antintrusione, la scala può essere aperta solo da ogni piano fino a terra, ma non verso l'alto. Si apre la finestra, si estrae la spina di sicurezza, si apre la scala, si scavalca il davanzale aggrappandosi alla scala e si scende a terra. Se l'edificio è di diversi piani, il sistema viene equipaggiato con un numero di accessi pari al numero dei piani, consentendo così a chiunque di accedere alla scala da qualsiasi piano, aprendo con un solo gesto tutte le sezioni di scala sottostanti che formano un'unica rampa fino a terra.